Buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata di Extra Time, una puntata speciale. Buonasera a Marco Petriccione. Buonasera Armando, buonasera a tutti i telespettatori di Ask. Marco Petriccione è qui con noi nella primissima parte. Tra poco tornerà al posto di comando Anna Maria Iodice. Perché Marco? Perché è una puntata molto particolare. Particolare e speciale perché apriamo insolitamente con il basket, con noi c'è l'allenatore della Juve Caserta, Lele Molin. Buonasera Buonasera, ciao. coach. Allora non aspetterei oltre per iniziare a parlare di questa vittoria della Juve Caserta, vittoria in casa contro la Virtus Bologna, una rivale di sempre. Allora ci vediamo prima il servizio e poi lo commentiamo con il nostro ospite di oggi, il servizio della partita. Al Palamagiova in scena un classico della pallacanestro italiana, due Basket City a confronto per una sfida che ha tanti significati. 6 punti di Roberts infiammano l'inizio di gara. Alla schiacciata di Moore, coach Bechi è già costretto a chiamare timeout sul 10-2 per i bianconeri di casa. Si sveglia Hardy, che è lasciato solo ed infila la bomba, ma dall'altra parte Moore non sbaglia nulla e conduce la vasta reggia fino al più 9. Quando sul parquet entra Walsh però le cose cambiano. Due triple dello statunitense ed un contropiede di Ware scrivono il punteggio, 16-14. Brooks interrompe l'emorragia, ma Gadd forse risponde ancora dai 6,75 m. La prima frazione si chiude sul 19-17 nel secondo quarto e ancora Gadd forse ad aprire il break di 5-0 che spinge la Virtus al più 3, interrotto dall'azione da 3 punti di Tommasini che pareggia il risultato a quota 22. La gara resta tesa di canestri di Moore e Tommasini da una parte e di Walsh dall'altra. Tengono equilibrata la contesa. Il primo tempo si chiude con un alley-oop spettacolare sull'asse Anna Roberts per il 34-31. È il terzo quarto, il punto debole della Juve in questo inizio di campionato. Lo sa bene coach Molin che carica i suoi dal rientro dagli spogliatoi. L'effetto è positivo, parziale di 5-0 con i punti di Brooks e Roberts. La Juve prova a stringere le maglie in difesa e la Virtus continua ad avere problemi in fase realizzativa. Punteggio basso e gara non bellissima, eccezion fatta per l'ennesimo volo sul ferro di Roberts innescato dall'assist di Anna 50-40 al termine del terzo periodo. Nell'ultima frazione però Bologna riesce a rientrare in partita. Ware dalla distanza lunga ed Hardy in entrata trascinano i compagni fino almeno uno. Moore toglie le castagne dal fuoco segnando il suo 20° punto, ma la gara resta tesa ad 1 minuto dalla fine e più 3 Juve. Bologna all'ultimo tiro, Walsh prende palla e spara da fuori l'arco ma non va. Fallo sistematico, mordente dalla lunetta e chirurgico alla Granarolo, sfugge anche l'ultimo pallone, Brooks ne approfitta e con un'azione da 3 punti fissa il punteggio definitivo, 65-57. Successo fondamentale per la Juve che mette in cassaforte altri 2 punti e comincia a strizzare l'occhio alla griglia playoff. Marco, prima di analizzare con Coach Molin, andiamo a salutare il nostro Alessandro Scarano che è già in postazione. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, ciao Armando e buonasera a tutti i nostri tifosi che ci seguono da casa. Mi raccomando, anche quest'oggi vi voglio attivi in questa trasmissione. Potete intervenire in diretta telefonica chiamando il numero verde 817 2307, una chiamata totalmente gratuita. Vi invito anche ad inviare i vostri SMS al numero 392 816 14 e infine la nostra pagina Facebook Agro Casertano, dove potete seguire in diretta la trasmissione e ovviamente partecipare inviando i vostri messaggi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra pochissimo per leggere i primi messaggi. Grazie Alessandro. Coach, quarta vittoria della stagione, abbiamo giocato anche il terzo quarto. Bastava fare questo forse. No, non penso, abbiamo giocato tutta la partita. Credo che è stata una partita che possiamo ritenere una buona partita, anche se è stata caratterizzata positivamente da un'eccellente difesa e negativamente dalle scarse percentuali di tiro da 3 punti che hanno messo in rischio il risultato, perché nella produzione del gioco, nella quantità, non abbiamo avuto confronto con la Virtus, però le percentuali di tiro, in modo particolare le percentuali di tiro a 3 punti, ci hanno tolto la possibilità di chiudere la partita, di fare nostra la partita molto prima. Percentuali del tiro da 3 punti, ma sotto canestro c'è un giocatore che è Moore, quando gioca si vede la differenza. Ma certo, Cameron ne abbiamo già parlato moltissime volte. È un ragazzo giovane con un grandissimo talento e come purtroppo dichiara la sua carta d'identità, c'è da aspettarsi che lui possa avere dei momenti in cui gioca meno bene, più bene. Ieri sera io credo che ha fatto veramente una partita completa, non solamente perché ha fatto 20 punti, ma è stata una presenza difensiva, ha
aveva un avversario temibile che lo poteva attaccare nel post basso, è stato protagonista di una giocata che forse ha deciso la partita. Quindi, bene, speriamo che continui. C'è una clip che riguarda Moore, così ci rinfreschiamo un po' la memoria sulle giocate del lungo statunitense. È una clip in musica per il nostro Superman, Cameron Todd Moore, la vediamo. Questa era la clip di Marco Petriccione per Moore, però andiamo anche da Alessandro per i primi messaggi. Sì, Armando, già tantissimi messaggi arrivati via SMS. Ci scrive Aniello da Caserta. Ho visto il coach meno teso durante il riscaldamento. Le sue sensazioni erano differenti dalle altre gare? Maggiore ottimismo? Complimenti al coach che prima di tutto è un uomo di sport, ma soprattutto una persona per bene. Non parliamo solo di Moore stasera, però ci vediamo la schermata sul lungo a disposizione di Coach Molin. Dovremmo averla, così commentiamo anche i numeri della sua partita, per mettere in evidenza la differenza che fa Moore quando gioca in questo modo. Ecco, 20 punti, 9 su 14 da 2. Questo è sicuramente il dato più importante. Poi 2 su 2 su linee liberi, 8 rimbalzi. Ci aspettiamo magari che vada anche in doppia-doppia la prossima volta. Una stoppata e 22 in valutazione. Però non c'era solo lui sul parquet, allora parliamo anche degli altri suoi compagni. Voglio citarne qualcuno. Prima le chiedo la prestazione di Tommasini, come è stata, perché è un giocatore che lei tiene molto sotto controllo, e poi vorrei parlare anche di Vitali, che abbiamo visto nelle ultime uscite un po' in calo, se non sbaglio. Allora, Tommasini sono felice perché finalmente è riuscito a esprimere in una partita quello che spesso lui produce durante la settimana. Gli ho dato più spazio, se l'è guadagnato e lui ha risposto prendendosi delle responsabilità importanti in una partita che per lui era un po' speciale, perché giocare contro la Virtus, il club che lo ha cresciuto, era una partita di motivazione particolare. Per quanto riguarda Vitali, non sono d'accordo con con il tuo commento, perché ieri lui tutta la settimana Michele non è potuto allenarsi perché all'inizio della scorsa settimana ha fatto una leggera contrattura, per cui l'unico allenamento che lui ha sostenuto e non completamente è stato l'allenamento del sabato, però voleva partecipare, voleva essere presente alla partita. Ti dico, un po' in calo, io credo che Michele a Cantù sia stato uno dei migliori, quindi anche lui è giovane, questi alti e bassi lo caratterizzano, però penso che tra i giovani è quello che forse ha più continuità di tutti. A proposito di continuità, c'è un giocatore che spesso in difesa fa la differenza, è Jeff Brooks, il leader tecnico, come l'ha definito lei tante volte, di questa squadra. Fortuna che in attacco non è bravo, non è costante come in difesa, perché altrimenti non giocherebbe a Caserta. No, Jeff, io penso che sia qui a Caserta per consacrarsi un po' un giocatore di livello superiore. Jeff è molto coinvolto, è molto partecipe, sebbene sia uno straniero qui, al suo primo anno, mi sembra che sia lo abbia già dimostrato in questo tempo, come si senta partecipe della squadra, come viva questa sua esperienza casertana. In attacco qualche volta
anche lui rifiuta qualche tiro di tre. Bravo, qualche volta soprattutto dalla linea dei tre punti rifiuta qualche tiro che magari durante gli allenamenti invece fa con più fiducia, però poi il suo contributo è sempre eccellente, perché non si risparmia in difesa e fa tante cose utili per la squadra, quindi come hai detto tu è il nostro leader tecnico sicuramente, è il giocatore che ha più qualità di tutti. Tra poco vediamo l'intervista al suo collega Luca Becchi rilasciata in sala stampa dopo la partita, prima andiamo in postazione telematica. Alessandro Scarano. Sì Marco, c'è un messaggio ma anche una domanda per il nostro coach, ci scrive prima Pasquale Badile, grande prestazione di Moore, se fosse costante saremmo sicuramente da playoff. Continuate così ragazzi, iniziamo a risollevarci, grande coach, il migliore. La domanda invece è stata inviata da Paolo, salve coach, finalmente segnali di ripresa, cosa ne pensa del percorso della Juve Caserta? Si poteva fare di meglio fino ad oggi? Rispondo? Sì. Grazie intanto della stima che i tifosi mi danno. Ma io penso che forse non abbiamo proprio raccolto tutto quanto abbiamo seminato. Ci manca una vittoria, forse due. E sicuramente questo è dovuto ad un calendario un po' complesso che ha visto le partite casalinghe contro le migliori 8 squadre del campionato e anche la nostra immaturità non solo anagrafica per molti dei nostri giocatori, ma anche immaturità come gruppo. E le sconfitte e le partite, la successione delle partite, ci sta dando ragione nella crescita che stiamo avendo. Credo che possiamo fare bene ancora, e quindi sono fiducioso anche nei risultati, sono fiducioso di poter guardare più davanti a quello che possiamo fare che dietro, fermo restando che gli specchietti e i retrovisori ce li abbiamo ben grandi. Intervista a Becchi, coach della Virtus Bologna, poi voltiamo a pagina e parliamo del prossimo turno. Sì, alla fine è mancata un po' di lucidità, gli episodi sono stati sfavorevoli, altre partite eravamo stati più cinici nei momenti decisivi della partita, oggi nel momento in cui dovevamo concretizzare non l'abbiamo fatto. È mancata un po' di aggressività, la capacità di essere mentalmente aggressivi, quindi attaccare l'area, andare a penetrare di più sia con il palleggio che con i passaggi e in difesa cercare di controllare i rimbalzi difensivi. Abbiamo concesso un paio di rimbalzi difensivi nel momento importante. Bologna non è sicuramente Walsh dipendente, però quando esce dalla gara questo giocatore ci sono problemi in più, soprattutto in attacco. Noi sicuramente abbiamo oggi avuto poco equilibrio, soprattutto perché le percentuali degli altri giocatori sono state basse. Lui ha centrato un po' il gioco, però onestamente qualche giocatore deve fare un passo avanti, perché comunque questo è un campionato impegnativo, difficile e c'è bisogno di migliorare rapidamente. La nostra classifica è discreta, però non dobbiamo sederci, non dobbiamo cullarci sugli allori, dobbiamo imparare dalle partite rapidamente. Si aspettava questa prova dal lungo casertano Moore? Moore lo conoscevo perché ha giocato in Ucraina, era un giocatore che ancora giovane, con la sua diciamo rendimento è un po' altalenante, però oggi ha dato una presenza importante. Coach, abbiamo contenuto Matt Walsh, è lui che è uscito dalla partita a un certo punto, siamo stati bravi noi? Ma io credo che un po' la nostra difesa l'ha messa in difficoltà, sicuro, sia il lavoro che ha fatto Marco Mordente e poi anche Chris. E poi è vero che secondo me, come dice Luca Becchi, non è stato sicuramente supportato dai suoi compagni di reparto. Credo che Casper Ware e Nardi si sono risvegliati un po' troppo tardi per fare una partita degna di questo nome in trasferta. Quindi è stato un po' isolato, lui forse ha sentito
questo peso, ha ecceduto e non tutto gli è riuscito bene. Però è stato l'unico che assieme a Gadelford ha fatto dei controbreak, ecco, quindi hanno influito però anche forse questo. Anche le assenze di due giocatori dalla panchina che hanno reso poi il quintetto magari sicuro, meno lucido. In modo particolare l'assenza di Imbro è un'assenza per loro importante, anche se Imbro mediamente gioca 12-13 minuti, non di più, però ovviamente è un giocatore che entra nella rotazione e quindi sicuramente ha influito. A due punti c'è l'ottavo posto, le prime otto in Serie A vanno nei playoff, non so se lo sapeva lei. Lo sappiamo, però per intanto pensiamo a gioire e ad imparare da quest'ultima partita e a prepararci bene per la prossima, che è un'altra partita in casa, è un'altra partita dove vogliamo fare bene e vogliamo conseguire un risultato. Se sarà un risultato positivo si potrà al limite guardare come chi ci starà davanti. Dopo di queste due partite casalinghe possiamo dire qualcosa di più. Ecco. È passato un terzo della stagione perché sono passate le prime 10 giornate. Cosa ci può dire? Si aspettava questa crescita? Sì, io sono di come la squadra è cresciuta, sono soddisfatto perché tutte le situazioni di su e giù erano situazioni che avevamo previsto, che sapevamo che avremmo incontrato. Non sono dispiaciuto perché probabilmente senza alcuni episodi, come ti dicevo prima, penso avremmo potuto avere due punti in più, sicuramente due punti in più. E già con due punti in più probabilmente non avremmo vissuto il periodo delle 5 sconfitte consecutive o i 2 mesi di non vittorie al Palamaggio, e questo avrebbero aiutato a stare più sereni a una squadra che comunque ha vissuto in questo periodo con serenità. E che ha il potenziale. E che ha potenziale, sicuro. Coach, sempre a proposito di campionato, ma questo che campionato è? Si diceva che era il campionato, doveva essere un nuovo campionato, Siena aveva dimezzato il budget, invece che cosa è cambiato o non è cambiato? Ma secondo me è un po' presto per dire che cosa è cambiato. Sicuramente in questa prima fase quello che constato è che, come era previsto, è un campionato molto competitivo, con la presenza forse, a differenza dell'anno scorso, di alcuni giocatori migliori che onorano la nostra Lega. È vero che le squadre che giocano le coppe, che sono tutte squadre che hanno cambiato molto, tranne Cantù, non hanno avuto sempre continuità. Ecco che per esempio Roma, la stessa Milano, in parte anche Siena, che forse è quella che ha trovato più rapidamente un suo equilibrio, stanno soffrendo un po' troppo in campionato. Io credo che questa seconda fase deciderà molto, e i segnali sono già dicono che le protagoniste ipotizzate si stanno mettendo a punto i motori, perché da Sassari a Milano, a Siena, la stessa Cantù stanno prendendo un buon ritmo e saranno probabilmente le squadre protagoniste alla fine della stagione. Alessandro Scarano per altri messaggi. Sì, Armando, ci scrive Luigi. Buonasera a tutti, volevo fare i complimenti al coach per il suo lavoro. Peccato per le diverse sconfitte. L'ultima vittoria ha dimostrato che stiamo iniziando a maturare come squadra. E poi una domanda da parte di Michele. Ma Hanna, quando lo mandiamo a casa? Forza Juve Caserta. Per ora Hanna ce lo teniamo stretto. Perché in questo momento non ci sono alternative ad Anna. Sicuramente Anna ieri ha giocato una discreta partita. Stiamo cullando il sogno di concretizzare il desiderio di avere Poeta per migliorare la squadra. Quindi poi se ne parlerà.
però in questo momento qui io credo che più di pensare di mandare via Anna è pensare di migliorare le prestazioni di Anna, che sarà importante. Coach, adesso ci vediamo una schermata che è il quintetto di Varese, che è la prossima avversaria casertana. Varese ha perso ieri contro Cantù in casa, adesso affronterà un'altra partita casalinga. Mi commenta un po' questo quintetto. Ma la cosa che possiamo dire prima di Varese è che ha tre giocatori sul perimetro che sono tre veramente grandi realizzatori, perché il loro playmaker, che è Kelky Clark, che ormai è un veterano della nostra Lega, è un giocatore, è uno scoring point guard. Poi a lato si trova Banks, che è un'altra guardia con grande potenziale offensivo, e poi Abiere, che poi qui a Caserta lo conoscono benissimo perché ci ha giocato. Si capisce che è sicuramente un quintetto che è più votato all'attacco che alla difesa, e la partita di domenica avrà ancora una volta questo, il punto chiave sarà la difesa, limitare la produzione di punti di questi tre giocatori. Sotto canestro Polonara sta vivendo una stagione altalenante, non così brillante come è stata quella dello scorso anno, e Hassel è un centro che è alterno, sta pagando un po' atleticamente il campionato, però è un giocatore anche lui che ha grande potenzialità. Dalla panchina poi possono avere De Nicolao, possono avere Shekic e Sakota, che sono altri giocatori che hanno veramente tanti punti nelle mani. Una squadra che forse fa dell'attacco il marchio di fabbrica, e magari un inizio così, un po' giocando così tante partite, così difficoltoso, lo ha incontrato perché magari non ha un profilo difensivo accentuato. Speriamo che continuino così. E hanno anche una panchina lunga, come diceva. Invece è stata una caratteristica che spesso ha avvantaggiato Caserta questa. Fino ad ora abbiamo incontrato delle squadre, e non ci succedeva da anni, che avevano la panchina più corta della nostra. Poi è chiaro, bisogna vedere anche la qualità dei giocatori che entra in campo. Però Cantù, penso anche altre squadre, avevano la panchina più corta. Poteva essere un vantaggio questo. Ma io credo che noi abbiamo una squadra più equilibrata rispetto a alcune, rispetto a Cantù. Non nel senso equilibrata nel modo di stare in campo, dove Cantù oggi probabilmente è la squadra migliore, però la differenza tra i primi 5 giocatori e i giocatori della panchina è molto evidente. Cantù anche ieri fuori di Gentile ha avuto molto poco da alcuni giocatori che escono dalla panchina. Così lo stesso Varese non ha avuto sempre la stessa efficacia da giocatori come De Nicolao, Sakota in questa stagione. Quindi la prestazione dei primi 5 è lontana da quella dal momento in cui entrano i giocatori della panchina. Noi questo problema qui non ce l'abbiamo, ecco. Siamo molto più omogenei, direi, più che equilibrati. Forse è più corretto di usare l'aggettivo omogeneo. Coach, lei è il primo anno che allena a Caserta. Caserta ha una lunga tradizione del basket, non lo scopriamo certo oggi. Si aspettava un po' più di calore, oppure era quello che le avevamo sempre detto e quello che ha potuto poi constatare in questi anni quando è venuto ad avversari? No, calore c'è, anche troppo. Calore c'è nel senso buono e nel senso cattivo. No, io penso che sto trovando a Caserta quello che mi aspettavo, una piazza calda, una piazza competente, una piazza anche esigente, che magari qualche volta si dimentica di che vicissitudini abbiamo vissuto, però giustamente il tifoso, soprattutto quello che ci viene a vedere, ha diritto di esprimere il proprio parere, e allo stesso tempo, io aggiungo, ha il dovere di stare sempre vicino alla squadra. Ecco. Quanto conta la figura di Atripaldi in società?
direi che Tripaldi è colui che ha pensato questa squadra, è colui che sta insieme al presidente e al vicepresidente, stanno cercando di ristrutturare il club, però sicuramente il suo contributo è fondamentale nella costruzione del tutto, non solo la squadra dei giocatori, ma anche la squadra che è quella degli uffici e tutto il resto. Ultimi messaggi del basket, vai Alessandro. Sì, Armando, ci scrive Fabrizio Fusco, ci aspettano ancora partite molto importanti e difficili. Questa prima fase possiamo considerarla come un test, è arrivata l'ora di fare sul serio. Forza coach, noi crediamo in voi. E poi una domanda da parte di Luigi e Maria. Secondo noi Scott gioca poco, come mai? Forza Giove Caserta sempre al vostro fianco. Come molto mai? Tecnici questi tifosi. Ma Carleton gioca poco, ha avuto più minuti nelle precedenti ultime due partite. Ieri ha giocato poco perché è stato fortemente condizionato dai falli. È vero che la presenza di Brooks nel suo stesso ruolo lo limita un po' nel minutaggio, però nelle ultime partite avevamo trovato il modo di dargli continuità e lui aveva risposto con grande, anzi, giocando molto bene. Ieri, onestamente, la sua partita è stata veramente influenzata negativamente dai falli, per cui ha giocato pochi minuti, è dovuto uscire, è rientrato, ha fatto rapidamente altri due falli e praticamente è uscito dalla partita. Lascio a te l'onore dei saluti perché siamo in chiusura. Allora, siamo proprio in chiusura, ovviamente questa primissima parte, andiamo un attimo in pubblicità, ringraziamo Coach Molin per essere grazie stato con noi. Grazie a voi del vostro invito e ci ritroviamo alla presto. Prossima. Ecco. Grazie coach, ovviamente Caserta giocherà domenica al Palamaggio contro Varese, grazie all'ufficio stampa della Juve Caserta per grazie, la, sì. per Carlo la collaborazione, Carli, certo, Carlo Carli e il dottor Giannoni che si sono sempre messi a disposizione. Marco, noi ci andiamo in pubblicità. Fortunatamente adesso torna Anna Maria e me ne vado. Torna grazie. Anna Maria che è in rampa di lancio, lei e il Milan, restate con noi. Torniamo tra un attimo, parleremo di calcio e tante altre sorprese. Eccoci di nuovo, ben ritrovata Anna Maria. Abbiamo fatto questo cambio scena. Eccolo qua, Anna Maria è saltata fuori. Buonasera a te Armando. Naturalmente buonasera a tutti. Riprendiamo nella seconda parte di Extra Time con il calcio, spazio al calcio, con i nostri ospiti che vi presentiamo tra un attimo perché ora andiamo da Alessandro. Sì, Anna Maria, buonasera anche a te. Ricordo i contatti per interagire con noi, 817-2307 per intervenire in diretta telefonica, numero verde quindi chiamata totalmente gratuita, 392-816-14 per i vostri sms e la nostra pagina Facebook AgroCasertano per scrivere sulla nostra bacheca. E Anna Maria, noi sembra fatta apposta, perché ogni volta che viene Posillipo c'è un suo compagno. Abbiamo Pezzella Posillipo, due con la P, due ex Foggia, due compagni di squadra, due difensori, insomma è una serata particolare. E anche compagni di casa. E anche compagni di casa. Ex Terzini. Buonasera a voi, grazie. Buonasera a voi. Tra l'altro io ho avuto modo prima di parlare con Pezzella e Pezzella ha detto che ci delizierà dicendoci tantissime cose che Mancino non ci aveva detto su Posillipo. Quindi state con noi perché conoscerete tantissime novità. Armando, io però direi una cosa, se per te va bene, direi di vedere velocemente le immagini della partita dell'Aversa Normanna, poi archiviamo l'argomento e passiamo direttamente a parlare della Casertana. Sì, tra l'altro l'Aversa è tornata al successo, domenica 3-1 col Foggia che insomma ha giocato anche in nove uomini, Aversa ci sono state anche delle novità, in settimana è arrivato questo Gennari, sta per... Si direbbe che qualcuno, il canale preferenziale evidentemente a Milano, riescono sempre a sapere in anticipo le notizie, addirittura sarebbero per prendere un argentino, un forte argentino, poi è tutto da vedere. Comunque andiamo a vedere queste immagini.
L'Aversa Normanna torna alla vittoria dopo la sconfitta nel derby con la Casertana e batte il Foggia 3-1. Bastano pochi secondi per capire che l'Aversa Normanna scesa in campo al Bisceglie è molto diversa da quella vista appena una settimana fa. Al primo, infatti, un cross di Varsi pesca la testa di Galizia. Il calciatore dell'Aversa Normanna impatta con il portiere avversario. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto si porta Giorgio Di Vicino che spiazza l'estremo difensore foggiano e realizza l'1-0. La squadra di Padalino prova a reagire, ma un tiro di Leonetti al settimo è bloccato. Al 23esimo ci prova Giglio, il cui tiro viene deviato in angolo. Al 30esimo è però l'Aversa Normanna ad andare vicinissima alla rete, con un tiro di Di Vicino che finisce sull'esterno dando l'illusione del gol. 3 minuti dopo il Foggia riacciuffa il pareggio con un tiro a giro di Giglio, che vede D'Agostino fuori dai pali e trova una palombella perfetta che infila il portiere normanno. Il pareggio però non demoralizza affatto l'Aversa Normanna, che dopo 2 minuti torna in vantaggio con un tiro dalla distanza di Galizia, deviato fortunosamente in rete da un difensore avversario. Prima della fine del primo tempo, con l'Aversa Normanna in vantaggio 2-1, c'è ancora un'emozione. Al 42esimo, infatti, il Foggia resta in 10 per rosso diretto, rifilato a quinto dal direttore di gara. Nella ripresa ci si aspetta una reazione del Foggia, che però non arriva. Al nono ci prova Esposito con un rasoterra che termina a lato. Al 12esimo si rivede il Foggia con un colpo di testa di Sciannamè bloccato da D'Agostino. L'Aversa Normanna però impalla e gioca bene e sembra non paga del 2-1. Al 30esimo infatti realizza il tris con un inserimento in mischia di Galizia che ribatte la sfera per l'ultima volta alle spalle di Narciso. Poco ormai il Foggia può fare che resta anche in 9 alla fine del secondo tempo. Per l'Aversa Normanna un successo sperato e meritato. Ecco, se ci stavamo... C'è stato un piccolo gap No, no, per le cose che possono è quello è l'occhio succedere. del Grande Fratello che ha fatto una sortita nello studio. E allora, noi naturalmente a tutti i tifosi dell'Aversa, che noi sappiamo che ci guardano numerosissimi, ricordiamo che le interviste sono visibili naturalmente sul sito dell'Aversa Normanna, che sono a cura della AG Studio. Però adesso archiviamo l'argomento Aversa Normanna e passiamo a parlare di Casertana e Marcianise, perché ci Certo. sono i nostri ospiti e quindi loro sono i Sono i protagonisti. protagonisti, ringraziamo già in anticipo i rispettivi addetti stampa per la collaborazione. Lega Pro, allora, subito con Gigi Pezzella, Casertana 11 risultati utili consecutivi, una Casertana che sta crescendo, per poco non vincevate, ieri eravamo insomma a commentare questa partita, una Casertana Gigi che è stata per 35 minuti padrona assoluta del Qualcosina campo. in più. Sì, diciamo quasi per tutto il primo tempo, poi quel gol forse anche in fuorigioco ha un po' cambiato le carte in tavola, non avete subito per carità, però forse avete pensato portiamoci questo punto a casa, anche perché Chiedi non ha minimamente Mai impressionato. tirato in porta. Guarda, io ne parlavo prima con lei prima e dicevo la stessa cosa. Abbiamo avuto, secondo me, 5-6 palle nitide per fare gol. Poi abbiamo subito un gol, io l'ho rivisto, secondo me è fuorigioco. Beh, purtroppo le immagini del Poi service non erano non sono chiarissime. riuscito a vedere l'ultimo uomo della linea chi era, però secondo me in quelle immagini sembrava fuorigioco netto. Penso che ieri si è vista una Casertana super, secondo me. Abbiamo sciolinato calcio per 40 minuti contro una buona squadra, una squadra organizzata. Però ieri veramente si è vista una Casertana viva, una Casertana che ha giocato a calcio. In C2 è difficile vedere squadre organizzate come la nostra che giocano a calcio, noi giochiamo sempre palla a terra da dietro, delle trame di gioco bellissime, quindi secondo me potevamo fare qualcosina in più se chiudevamo prima la gara. Però il punto va benissimo, abbiamo rischiato solo in questa occasione, poi per il resto ci portiamo questo punticino a casa che comunque è un punto importantissimo su un campo difficile. Siete partiti con questo 4-3-3 fantastico, il Chiedi non ci ha capito niente. Stiamo vedendo solo le azioni della Casertana che, come dicevi tu, potevate passare da un momento all'altro. Questo è ancora Cruciani che prova la conclusione, si dispera Michel e poi arriva il gol. Dopo due angoli, al secondo angolo consecutivo, blocco di Rinaldi e arriva Conti e segna il gol. Questo è uno schema Uno provato schema. e riprovato in allenamento. Fortunatamente ci è riuscito. In altre occasioni non siamo stati, secondo me, così cattivi. Si vede proprio che è il primo gol su palla inattiva che facciamo, ed è una cosa molto importante perché ci lavoriamo tutta la settimana. È motivo di orgoglio, dai, perché vedi, questo secondo me è fuorigioco Purtroppo, non, nettissimo. ripeto, il service ha avuto un piccolo
una piccola defaianza. Guarda, in questo momento lui è già oltre la linea, sì, quindi è fuori gioco. Sì, esatto. Fuori gioco. Dispiace perché era una vittoria strameritata, secondo me. Cioè, se la Casertana portava questi tre punti a casa, l'ha non c'era nulla. Di me, Di Meo ha detto che secondo lui, ma anche secondo me, questa Casertana è la squadra più forte del girone. Gigi, hai detto che potevate vincere questa partita. Che cosa si è messo in mezzo tra voi e la vittoria? Forse qualche difficoltà ancora in attacco, un po' di sfortuna come la traversa presa, forse anche un po' di imprecisione? Guarda, per le occasioni che abbiamo creato abbiamo sfruttato poco, sinceramente. Però non si tratta dell'attaccante, là poteva fare gol anche Michele, che è un centrocampista. Dobbiamo essere, secondo me, negli ultimi metri, ancora ci manca quel pizzico di cattiveria per andare a fare gol. Una volta che riusciremo a trovare anche questo, secondo me, a questa Casertana può battere tutti. Qui stiamo intanto rivedendo, la regia cerca, esatto, di farcelo rivedere. Qua il fuorigioco è di 2 metri almeno. Probabilmente sì, perché l'ultimo... C'è l'ultimo che bacio. Esatto. Non sono io. Quindi... Quello è bacio, io sono uscito su Mangiacasale. Quello è bacio che tiene la linea ed è già oltre. Sì, però l'assistente è completamente, sì, coperto. Mi sembra l'assistente completamente coperto. Non è ben messo. Sì, però c'è l'arbitro dietro che vede la linea. È un fuorigioco nettissimo, dai. Purtroppo, Donato, sì, non perché sei amico suo, però... Anche tu un'opinione sul fuorigioco, un attimo, no, che vediamo subito, diamo una linea al tifoso. No, io penso come Gigi, cioè era benissimamente oltre la linea dei difensori, poi magari il guardalino era coperto. Forse era coperto, quindi... era messo male, però vabbè. Era messo male, diciamo, era messo molto male. Abbiamo, eccolo qui, si vede proprio netto, insomma. Vabbè, peccato. È un peccato perché veramente il Chieti non ha mai tirato in porta. Lo so, purtroppo. Cioè, pareggiare una partita del genere un po' dispiace, dai. Non è... Però va bene così. Si faranno domenica, va bene. Buonasera, chi c'è al telefono? Buonasera, sono Andrea da Casetta. Buonasera, Andrea. Buonasera. Io complimenti con la trasmissione. E devo dire la verità, la Casettana oggi merita in Bacello oltre i 10. Perché stanno giocando con l'anima. E voglio solo chiudere, per non fare una polemica, diciamo, anche costruttiva. Io dico apertamente, non ho paura di essere anche quello là. Lasciate in pace il presidente. Ripeto, la seconda volta, anche la terza volta, lasciate in pace al presidente della Casertana. Perché veramente adesso non voglio sparare una bomba, che la spara veramente dopo, dice, no. Quello è pazzo. Lasciate in pace la santissima società, date fastidio a qualche altra persona, perché veramente adesso abbiamo una società come si deve, abbiamo aspettato 20 anni, abbiamo dei ottimi giocatori, abbiamo un pubblico eccezionale, abbiamo il GD grosso e blu, se qualcuno vuol dire qualcosa, mettiamoci la faccia davanti alla televisione, anche in telealternativo, voglio fare il telelupo, a Canale 34, a Rai Nazionale. Se qualcuno ha qualcosa da dire al Presidente, io sono come prima persona responsabile. Lasciati in pace questa società. Lasciati in pace a questa società. Non dico in altre cose perché sono altre le bocche. No, Andrea, però non ti arrabbiare, perché lo sai che ci piaci sempre allegro e sorridente. Lo so, perché il messaggio è importante, però prometti che non ti arrabbierai, perché ti abbiamo visto arrabbiato troppe volte. È facile per costruire, pronto? Sì. Per chiudere, Anna, per costruire ci vuole, diciamo, del tempo, per distruggere ci vuole un attimo. Io mi sto arrabbiando anche a scuola, mi rabbia dappertutto. No. Ho messo anche il striscione pure dappertutto. Lasciate in pace questi coloni. Andrea, abbiamo perfettamente Andrea, capito. Tu ricorda sempre che è vero che a distruggere ci vuole un attimo, però quello che è solido non viene distrutto. Abbiamo fatto le parabole. Anna Maria, per chiudere. Anna Maria, io dico una cosa. Ma adesso si è costruito un bel castello. Si è costruito una bella regina. Ci abbiamo un bel re. Ma perché dobbiamo sempre stare sempre con i punti, con una debolezza addosso? Chi dice una cosa, chi dice un'altra? No. Quello no. Se ne va, quell'altro così. Quello non ci dà la santa compagna, chi là non ci dà la santa... Non abbiamo sentito queste cose. Sono le problemi personali. Devono lasciare in pace, sì, il giocatore e la società. Giusto, siamo d'accordo.
Andrea, noi ti... Ma noi scusi, ti... che mi sono un po' arrabbiato. No, non ti preoccupare. Andrea, allora, stai tranquillo, ti ringraziamo. Naturalmente ci sentiamo la settimana prossima per gli auguri. Per gli auguri di Natale, lo sai che ci teniamo, grazie per aver chiamato. Vengo al campo. Ah, benissimo, okay. Al campo, grazie. Ciao grazie. Andrea, grazie. Grazie, il nostro Andrea che tifoso storico che ci tiene, insomma, di Natale, un messaggio che credo che tutti i tifosi abbiano capito senza dover andare a ribadire questo concetto. Si parlava, Anna, di Casertana che poi dopo passiamo anche un attimo al Marcianese. Vorrei, se possibile, vedere un po' di numeri di questo girone con il nostro Gigi Pezzella, perché è una Casertana che qualcuno, ecco, ha storto il naso dopo quei 4 pareggi consecutivi, però era una Casertana in crescita, la Casertana che sta continuando a crescere e a salire. Guarda, qualcuno ha detto delle cose anche quando abbiamo pareggiato ad Alzano, che secondo me abbiamo preso un punto d'oro, perché l'Alzanese, io lo ripeto, tutti dicevano abbiamo pareggiato ad Alzano, ho capito, ma l'Alzanese ha battuto il Teramo, ieri doveva battere l'Ischia, è stata sfortunata, si è andata a giocare la partita a Foggia, ha fermato il Melfi, cioè questo è un campionato duro, bisogna fare un applauso alla Casertana, ma noi veniamo da 11 risultati di fila. Io non ho mai fatto 11 risultati fino alla mia carriera, quindi c'è poco da dire, i numeri parlano chiaro, quindi bisogna solo stare tutti uniti. Abbiamo fatto 4 pareggi, di cui uno a Teramo in 10 uomini, dominando. Alzano, purtroppo, abbiamo fatto i primi 20 minuti più brutti di quest'anno, però ci può stare, e comunque siamo andati via con un punto in 10 uomini. Abbiamo pareggiato col Messina, che meritavamo di vincere, e abbiamo pareggiato col Foggia, secondo me è una delle squadre più attrezzate di questo campionato, quindi c'è poco da dire, c'è solo da dire che ci manca qualcosa, qualche punto delle prime 3 giornate, che le prime 3 giornate sono state disastrose, poi dopo la terza giornata c'è poco da dire su questa Casertana. Guarda, i numeri, lo ripeto, parlano chiaro, siamo la seconda miglior difesa, 11 risultati di fila, noi vogliamo arrivare lassù, poi a fine anno tireremo le somme, secondo me abbiamo tutte le potenzialità, tutte le caratteristiche per arrivare prime. C'è qualcuno al telefono, se non sbaglio? Certo, c'è Ciro. Ciro, buonasera. Buongiorno, Armando, sono Ciro da San Nicola Strada. Ah, buonasera Ciro, buonasera. Allora... I politici casertani si devono vergognare che non hanno preso mai la situazione in mano della Casertana. E qua abbiamo i giocatori della Casertana che dicono sempre le stesse cose. Qua i tifosi sono stanchi di vedere sempre gli stessi campionati. Siamo dal 90 in questa categoria che non ci appartiene. Vabbè, Ciro, ma come stanno questi politici che cassette, che fanno tanta propaganda e non combinano niente? Ciro, scusami, però forse sei rimasto un anno fa. La Casertana erano 20 anni che non tornava in Lega Pro. Quest'anno sta terza in classifica in C2. Quindi aggiorniamoci però, perché che sempre gli stessi campionati. Sta facendo un campionato fantastico, erano 20 anni che non stavo in Lega Pro, quindi forse, ecco, tu dici vogliamo andare in Serie B, però le cose si costruiscono un po' alla volta, quindi diamo tempo al tempo a questa società. Questi giocatori 2 mesi fa li volevamo crocifiggere 1-1 in Toscana, a Gavorrano. E invece ora sono lì sopra e nessuno gli può dire niente. Non prendiamola... Io onestamente non vedo questa negatività, quindi... Andiamo avanti e parliamo di un'altra positività. Ma a proposito di positività, andiamo a vedere anche tutti i nostri tifosi, dal nostro, certo, Alessandro Scarano, che dicono, perché immagino che siano loro molto positivi. Sì, Anna, tifosi davvero entusiasti di questa Casertana. Leggiamo subito il messaggio di Arcangelo che ci scrive: facci complimenti a Pezzella, come tutta la squadra, per lo spirito di sacrificio guadagnato nel corso del campionato. E spero in una cosa: festeggiare a fine anno con la Serie C e il Commaia. Ancora SMS: che vi siete persi, che è venuto allo stadio, si è goduto una mezz'ora di calcio spettacolo, grandi ragazzi con questa continuità e più lucidità sotto porta, la C è nostra, domenica tutti al Pinto, vogliamo il regalo di Natale, obiettivo 30 e sotto al prossimo Sasà.
Io vi invito a partecipare anche voi altri tifosi, 817 2307 per intervenire in diretta telefonica, 392 816 14 per i vostri sms, Agro Casertano, la nostra pagina su Facebook. Bene, grazie ad Alessandro Scarano. Ecco, la positività che si diceva prima, Anna Maria, la positività si deve guardare anche nelle sconfitte. Qui abbiamo dato positivo che non ha partecipato alla gara di Taranto perché era squalificato. Adesso non voglio mettere gli alibi, però squalifiche, infortuni all'ultimo momento. Sì. Cioè, Taranto siete andati a pezzi, eppure avete resistito oltre un tempo. Sì, diciamo che non meritavamo la sconfitta così esagerata. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio fino al primo tempo e i primi 15 minuti della nostra, del secondo tempo. Poi purtroppo quella stanchezza, abbiamo fatto 3 partite in 10 giorni. Da Matera siamo arrivati un po' malconci. C'era Ciano che ha giocato, ma un menisco che diciamo difettoso. Citro stirato, vabbè, io squalificato, Temponi squalificato, Gerardi nella notte ha avuto un piccolo malore, quindi nulla a togliere a chi ha giocato al posto nostro, anche perché ha fatto una buonissima partita. Il Taranto, quello che aveva di più, una tifoseria strepitosa. La conosciamo storicamente, grande piazza. Quindi niente. È andata prendiamo, così, però senza. No, prendiamo atto di questa sconfitta. Siamo campioni d'inverno. Male che vada, ci raggiungeranno con 2 punti di distacco. Perciò, quindi non c'è problema. Ci saranno le vacanze di Natale che mi metteranno un po' d'ordine a nostro favore, spero. Allora, noi abbiamo un altro tifoso al telefono. Buonasera, chi c'è in linea? Buonasera. Buonasera, Peppe. Buonasera, sono in macchina. Ciao Hernando. Buonasera. Sì, abbiamo conosciuto. Volevo salutare la persona, è un grandissimo. Grazie, buonasera. E l'altro è un giocatore del Marcianise. Sì, Posillipo, Donato Posillipo. Sì, ciao Peppe, buonasera. Ma Andrea, ci hanno detto già un gioco di volte, pure all'altro. Ma quali problemi che stanno facendo? Quale problema che stanno facendo per il campo, il Santa Gommaio, ecco. Ma la casa sta, prenderà il Gommaio e prenderà pure lo Stadio Vinto, secondo me. Sì. Perché ormai Lombardi e Lanciano sono portati in serie di beni. Per sempre, non pensare a nessuno, pensare per i fatti vostri, siete uno squadrone. Sono abbastanza maturo per certe cose. Armando, che la casa sta, ieri è stata per il bar. I nomi che abbiamo avuto... Sì, i 2 punti che abbiamo preso con la Versa ce l'hanno fatto perdere ieri. Attenzione a Spezzaferri, io non lo fa polemico, perché Spezzaferri è il consigliere di vita. Alle volte si mettono d'accordo e vengono contro la casetta. Noi siamo più forti di tutti, siamo la prima squadra della Serie C. Peppe, grazie per aver chiamato, ora il nostro Gigi ti risponde. Grazie, grazie Peppe. Grazie, Peppe. Grazie. Peppe, logicamente, sì, Peppe, sì, vabbè, Gigi, scusami, logicamente si tirano in ballo altre cose. Infatti che esulano, ma i tifosi sono belli anche per questo. No, vabbè, però, ma sono cose... questa sera, vedi, potete toccare con mano, Donato già lo sapeva, ma anche tu, questo entusiasmo che registriamo anche nella nostra trasmissione, i tifosi che chiamano, inondano la segreteria di messaggi, Scarano, il buon Alessandro sta filtrando tutti i messaggi che stanno arrivando. Insomma, a Caserta c'è grande entusiasmo e c'è anche a Marcianise, per carità. Questo è un fattore importante, l'entusiasmo ti aiuta a dare qualcosina in più, perché si respira nell'aria, si respira quando le persone vengono allo stadio, però non ci deve essere l'eccesso sulle cose. Prima 4 pareggi, qualcuno, come hai detto tu prima, così. Questo è un campionato duro che la Casertana fino alla fine raggiungerà l'obiettivo, che l'obiettivo è della società è rimanere nelle prime 8. Noi vogliamo fare qualcosina in più, perché abbiamo i mezzi, abbiamo tutto per arrivare sopra. E io spero che alla fine, mi auguro che arriveremo tra le prime 3. Questo è il mio
è il mio pensiero, ma sono sicuro che arriveremo tra le prime tre. Gigi, anche perché io e te ne parlavamo prima, quando c'era il basket, effettivamente tu dicevi era da tempo che io non facevo un campionato di seconda divisione ed è un campionato difficile, così come tutti quanti lo definiscono, se difficile anche molto sui generis. Sì, sì, è un campionato difficilissimo, anche perché ho avuto modo di vedere qualche partita l'anno scorso, ma diciamo non era questo tipo di campionato. Quest'anno ogni partita è una battaglia, una guerra. Non c'è la squadra Materazzo, può essere la squadra Materazzo, diciamo l'Arzanese, ma non lo è assolutamente. L'Arzanese darà fastidio a tutti fino alla fine, anche se i punti che ha, secondo me la classifica è un po' bugiarda dell'Arzanese. È un campionato diverso, è un campionato importante quest'anno, perché se andiamo a vedere tutte le squadre hanno dei giocatori importanti, almeno 4-5 elementi per squadra, e quindi sarà un campionato che si lotterà fino alla fine, fino all'ultima giornata, perché non si è mai tranquilli. Guarda, noi siamo a 27 e comunque siamo a 6 punti dalla... Però consentimi, siete quasi a 28 e il Cosenza è a 30, perché il Cosenza è venuto a rubare una partita pazzesca. Bravo, te lo volevo dire prima. Guarda, noi ci ritroviamo con almeno il punto, diciamo il punto di Cosenza, a questo punto stiamo parlando di una Casertana a 2 punti, 3 punti dalla vetta, ma io spero che domenica ci sarà uno scontro Teramo-Cosenza. Noi dobbiamo vincere, domenica dobbiamo vincere a tutti i costi per arrivare lassù. Ci serve l'aiuto del pubblico come ogni domenica, e poi dopo la partita, dopo il 95esimo, tireremo le somme. E invece rimbalziamo in Serie D da Donato, che tu sei venuto qualche mese fa, quando le cose insomma stavano andando bene, però era un Marcinese che era all'inizio, c'era anche lì entusiasmo. E io dico, l'entusiasmo è rimasto, siete sempre primi in classifica. All'inizio noi dicevamo siete la sorpresa di questo inizio di stagione. Adesso tutti vi affrontano con il coltello, con le pistole. No, l'abbiamo visto anche ieri, cioè il Taranto ha cambiato formazione proprio su di noi, proprio per giocare sul nostro modulo. Ha messo alcuni giocatori over dove magari c'erano degli under, si sono chiusi con un 4-3-1-2 e noi abbiamo fatto, diciamo, un po' più fatica rispetto alle altre volte. Però tutto sommato è andata bene, anche se purtroppo abbiamo perso 3-1. Come prima, cioè, non ci lamentiamo del nostro campionato, perché siamo partiti per fare un campionato di salvezza. Poi ci siamo ritrovati lì sopra e abbiamo un'ottima squadra, fatti di elementi per quanti giovani possono essere, ma possono dire la loro in qualsiasi altro campionato. Vedi Citro, per me fortissimo, cioè è un attaccante completo, e anche capocannoniere del nostro girone H, cioè è da altri palcoscenici. E per il resto tutti quanti stanno facendo un ottimo campionato, speriamo solo di continuare così e speriamo che qualche tifoso in più venga allo stadio. Dobbiamo anche dire qualcosa per la critica, perché poi altrimenti si dice che questa trasmissione è di parte. Scusami, non si diceva che siamo troppo professionisti ed imparziali? Vabbè, questi poi sono altri discorsi. Ah, a me si dice che io non me lo ricordavo, io mi ricordavo che si dice che siamo professionisti, imparziali e troppo imparziali. Ma forse c'è la... non hanno capito il significato di parziale e imparziale. Vabbè, ma questi sono altri discorsi. Qui si parla di calcio, di indistintamente dei colori, Lega Pro, Serie D, poi seconda parte si parla di basket e altri sport indistintamente dei colori. Mettetevelo in testa, altrimenti cambiate canale. volevo andare. È stato meraviglioso. Altrimenti è inutile che siamo qui facciamo perdere tempo anche le persone che ci seguono. Donato diceva la critica: dice sì, però il Marcianise ha incontrato un girone di ferro, ma Matera, Brindisi, Taranto, Turris non sono ancora esplose. Però io dico: se queste squadre non sono ancora esplose, ma quando devono esplodere? Cioè, il mercato è finito. A noi nessuno ci calcolava. Esatto. L'unica squadra che ci ha calcolato, infatti, ci ha messo in difficoltà delle grandi, anzi, le uniche due, cioè, sono stati il Brindisi, che l'unica partita forte che hanno giocato a mille è stata proprio contro di noi, e il Taranto, che ha cambiato modulo e giocatori proprio in base al nostro modulo e ai nostri interpreti che hanno giocato la partita. Però c'è da dire che è così a Brindisi che a Taranto siete caduti in piedi, perché al momento, almeno da quello che si legge nelle cronache, nessuno vi ha messo sotto, no. Cioè nessuno vi ha massacrato. No. È chiaro che poi siamo chi va a sentire... Infatti siamo andati a Matera,
loro avevano e hanno tuttora uno squadrone. E niente, comunque il mister ha cambiato 6 undicesimi della formazione titolare, si è presentato lì con dei 95-94 che erano la terza, se non sbaglio, quarta apparizione che facevano in tutto l'arco del campionato fino a questo momento, e abbiamo vinto 1-0. Poi vai a Taranto, sei infortuni tra squalifiche e purtroppo ci sta che prendi 3 palloni lì, cioè non fa niente. Allora, noi tra pochissimo ritorniamo naturalmente sia con Gigi Pezzella che con Donato Posillipo. C'è un pizzico di pubblicità, restate con noi. Nuovamente in diretta, amici di Teleprima e tutti coloro ovviamente che ci stanno seguendo in streaming su agrocasertano.it, puntata che va in replica il martedì e chiaramente visibile sempre sul canale di Agrocasertano su YouTube. Sul canale YouTube assolutamente, il martedì, certo. Va in replica alle 15, quindi tifosi, voi che non avete potuto seguirci stasera potete naturalmente seguirci sempre come volete anche su Agrocasertano. Tifosi è la parola magica per chiamare in causa il nostro Alessandro Scarano. Da poco arrivati dei messaggi sul Marcianise, ci scrive Luca, sconfitta dolorosa del Marcianise, ma sappiamo come riprenderci, campioni d'inverno, avanti tutta così. Ci scrive anche Angela, Donato Posillipo un mito, il Marcianise sta andando alla grande, peccato per la partita di domenica, purtroppo mancavano alcuni grandi che fanno il Marcianise. Intanto alzate la testa e salutate la capolista, forza ragazzi. Per quanto riguarda invece la Casertana ci scrivono Gino e Luca, se giochiamo così non ce n'è per nessuno, un grazie ai ragazzi, ci stanno dando soddisfazioni che avevamo dimenticato. Vai Pezzella, difendi e se ti capita libera un bolide. Il Salcommaia è solo della Casertana, mettetevelo in testa, Gino e Luca. E ancora ci scrive Enrico, forza Gigi, vogliamo che per la fine del campionato sulla fascia di sinistra non cresca più l'erba, portaci in C1, Enrico. Anche voi se volete intervenire, 817 2307 per intervenire in diretta telefonica, 392 816 14 per i vostri sms, Agrocasertano, la nostra pagina di Facebook. Oh, stasera le hai beccate tutte, complimenti. Dai. Grande forma Alessandro. Ancora non è finita. Lo so, io perciò lo sto dicendo così, ti indurrò certamente a sbagliare Alessandro Scarano. Grazie mille, grazie. Prego, figurati. Questo sbaglio lo dedicherò a te, vai. Grazie, quello sei una gentilezza. E allora, Gigi, tifoso prima diceva libera qualche bolide, si è andato vicino col Messina. Sono andato vicino, mi ha fatto un miracolo e la partita dopo ha fatto 3 errori. Quindi diciamo che può capitare. Dai, mi auguro che fino alla fine farà qualche gol decisivo. Nella mia carriera qualche gol decisivo l'ho fatto, quindi spero di farlo anche qui. Quindi l'importante è che a domenica si vince, poi a parte tutto le soddisfazioni personali fanno sempre piacere, mi auguro che gli attaccanti facciano gol che serve soprattutto per il morale. Questo fatto, no? questo discorso a Caserta, la Casertana è stata sempre abituata ad avere grandi attaccanti, negli anni hanno segnato parecchi gol in doppia cifra. Quest'anno magari non ci sono, al momento non c'è nessun attaccante in doppia cifra o comunque non ci sono attaccanti che hanno segnato tantissimo, però hanno segnato un po' tutti. Però c'è un grande attaccante, lo voglio dire, che è Baclet. Ah beh, questa Baclet ce l'ha, Baclet. La guardiamo, Alan fa un lavoro sporco, a volte non è lucido. Migliorato tantissimo, veramente. Migliorato nella condizione fisica, Alan è un giocatore che non c'entra niente con questa categoria. Purtroppo è uno che dà l'anima in campo, non è, magari a volte non è lucido sotto porta, ma noi siamo contenti di avere Baclet perché è un giocatore formidabile. La Casertana ha un attacco di tutto rispetto, purtroppo i gol non vanno a nostro favore, però diamo tempo perché io sono convinto che tutti gli attaccanti che abbiamo in rosa arriveranno a fare gol importanti. Gigi, io penso anche che sono perfettamente d'accordo con te quando dici che Baclet è un grande attaccante, però penso anche che forse in Lega Pro, soprattutto in seconda divisione, il mestiere più difficile sia proprio quello dell'attaccante, perché molto spesso trovi difensori di quelli arcigni in tutte le squadre che non badano a spese, quindi per gli attaccanti è sempre più difficile andare in rete. Beh sì, sicuramente lui lo dimostra nella sua carriera che ha fatto grandi campionati anche a Lecce, dove giocava in B, dove si gioca ci sono più spazi. Lui diventa un giocatore formidabile secondo me quando si aprono gli spazi,
per la sua forza fisica, per la sua velocità. Non è facile trovare, specie in casa, abbiamo più difficoltà perché le squadre si chiudono e gli spazi non ci sono. Alan è un giocatore, ti ripeto, che diventa devastante nelle ripartenze, diciamo. Però abbiamo giocatori con altre caratteristiche come Caturano, come Varriale, quindi per me abbiamo un grandissimo attacco. E faccio la stessa domanda scomoda, ecco, a Posillipo prima si diceva che le altre non sono emerse, però ecco, qualcuno ha detto, qualche collega, tornando alla trasferta di Melfi, mercoledì ha detto, sì, abbiamo vinto, stiamo vincendo, però attenzione, questa è la squadra che aveva fatto comunque Capuano. Io dico che la squadra è vero che l'ha fatta Capuano, ma la squadra l'ha fatta Pannone, l'ha fatta Cardi, l'ha fatta il presidente Sì, Lombardi, sì, quindi... sì, sì. È giusto, insomma, sottolineare questo perché c'è una Sì, società. assolutamente. È stata una squadra costruita per giocare in un determinato modo e le prime tre partite, è inutile negarlo, facevamo tantissima fatica con quel modulo. Si è appagato l'allenatore per tutti, è arrivato Colotti che secondo me sta facendo un lavoro straordinario, un grandissimo allenatore, una grandissima persona. Parlano i risultati, quindi ha dato serenità, è la cosa che serviva a questa squadra. Ha dato serenità e ha messo i giocatori, diciamo, ognuno ad esprimersi proprio nel proprio ruolo, le proprie qualità. E quindi è venuto fuori una grandissima Casertana. Armando, se ti ricordi, noi all'inizio, anche quando c'era ancora Capuano, guardavamo un po' Marano, dicevamo, ma questo non è il Marano che abbiamo conosciuto, invece il Esatto, Marano di adesso mi sembra che sia quel Marano, ma se non penso superiore. che tutti noi non eravamo quelli che siamo adesso. All'inizio è inutile negarlo, ci sono state delle difficoltà, quindi nessuno di noi, nessuno escluso le prime 3 giornate, secondo il mio parere ha espresso le proprie qualità. Dopo sono cambiate tante situazioni e ognuno di noi sta dando il proprio contributo. Alessandro Scarano, qualche altro messaggio? Immagino proprio di sì. Sì, Anna, perché i tifosi parlano ancora della chiamata di prima, quando si parlava male della Casertana e ci hanno inviato un SMS. Non capisco i tifosi di prima cosa hanno da gridare e dire. Bisogna crescere anche come tifosi. La Casertana si sostiene crescendo e non dire cose stupide a tarda ora. Ci scrivono anche altri tifosi, ci scrive Nino, viene, vince e se ne va. Per noi è un anno fondamentale, tutti, e dico tutti, sosteniamo i ragazzi che ci hanno dato la gioia di andare allo stadio. Andiamo. Ancora ci scrive invece un altro SMS, fieri di come siamo, orgogliosi del nome che portiamo, avanti Caserta, saluti dal Rione Capello. E poi infine ci scrive il nostro Osvaldo, peccato per il pareggio, meritavamo nettamente la vittoria. Forza Casertana, la vetta è sempre più vicina. Gigi, tu hai Viene, giocato vince, in se ne va. grandi Beh, perché tu hai giocato in grandi piazze, però Caserta, ma adesso non perché siamo a Caserta e siamo della Casertana, però Caserta è qualcosa di, forse ecco, guarda, ti Caserta, dico una cosa, io Avellino, forse. ho accettato Caserta, allora, a fine campionato io ero a scadenza con l'Avellino. È stata proposta una mezza cosa, però non era fattibile. Mi sono arrivate delle chiamate importanti, in piazze importanti. Era, non mi ricordo ora, mi chiamo il mio procuratore e mi accenno della Casertana. Io dissi, se la Casertana ci sta la possibilità che è ripescata, non guardiamo altro, voglio andare a Caserta. Queste sono le parole che ho detto al mio procuratore. Ho accettato con grandissimo entusiasmo perché comunque io sono di Frattamaggiore, quindi qua vicino. Ho sempre seguito con passione questa piazza che ha un passato glorioso, erano tanti anni che faceva categorie che non gli competono. Il mio obiettivo, come l'obiettivo di tutti, è riportare la Casertana in grande calcio. Poi viene, vince e se ne va, questo è un motto che negli ultimi anni sta capitando così. È capitato a Castellammare, dove capitò a Sorrento, però Sorrento praticamente è stata la piazza dove ho giocato più anni. Poi andai a Foggia con Donato e Ci andassi perché c'era Donato, dici la verità. perdemmo Sì. una semifinale col Benevento e non andammo in via, andai via. Andai a Castellammare dove lì ho fatto 3 anni stupendi, dalla C2 alla B. Poi sono andato a Avellino e 2 anni siamo andati in B. E quindi quest'anno spero di togliermi un'altra soddisfazione Allungare e questi due chiudere. anni in B.
poi grandi, viene Vincenzo Nevano, poi vedremo a fine anno cosa succederà. Io sono, ho trovato un ambiente dove mi stimano, mi sento importante. Questo per un calciatore è una cosa fondamentale. Penso che sto facendo un grandissimo campionato come tutta la squadra e voglio togliermi delle soddisfazioni con questa maglia. Gigi, il girone di andata sta quasi per finire. Ora, bene o male, mercato. Le squadre si... Ah? Il mercato. No, non parliamo di mercato, ne parliamo la settimana prossima. Perché questo è il periodo che poi si parlerà solo di mercato. La mia domanda non era sul mercato, era giusto per capire. Ora, bene o male, una visione d'insieme maggiore c'è sul girone di seconda divisione. Quello che io mi chiedo, se tu dovessi dire anche soltanto qualcuna delle squadre che secondo te potranno l'anno prossimo accedere alla C unica, quali saranno? Allora, per me sono Foggia, Teramo, vabbè, Casertana non lo voglio nemmeno dire, Cosenza, ci sarà qualche sorpresa. A me piace molto il Castelrigone mi ha fatto un'ottima impressione. Il Messina non lo riesco a vedere laggiù, perché credo che come blasone di piazza, come organico, perché ha un buon organico, l'Ischia ha un organico importante. Io penso che il girone di ritorno sarà un campionato ancora più duro. Tutte le squadre si rafforzeranno e puntelleranno la propria rosa, e quindi ci sono tantissime squadre che possono. Lo stesso è Sorrento, che non sto navigando in buone acque, però ha un'ottima rosa, quindi il girone di ritorno sarà veramente dura. Che cosa servirà nel girone di ritorno secondo te per poi determinare quello che possa essere un rush finale? Secondo me la costanza, soprattutto la costanza e il fattore campo, il fattore casalingo, secondo me è importantissimo. Perciò ti dicevo Messina, vabbè, Castelrigone non ha un grandissimo blasone, però ha un ottimo organico. Però il Messina, queste piazze importanti, non riesco a vederle laggiù. Quanti punti secondo te serviranno per stare nella parte sinistra della classifica? Guarda, dicevano 50-51 punti, non lo so, perché è un campionato strano, perché non si possono fare calcoli. Il pareggio a volte può sembrare, due o tre pareggi di fila possono sembrare dei risultati importanti, poi vai a vedere i risultati, si accorcia subito la classifica. Quindi non ti so dire per accedere alla Lega Pro Unica quanti punti servono. Allora, il nostro Gigi Pezzella ha parlato di quelli che potranno essere le caratteristiche per le squadre che potranno, insomma, giocarsi il rush finale per la C unica. Tra questi ha menzionato anche il fattore campo, quindi il pubblico, che è fondamentale per loro, come è fondamentale per noi. Quindi Ale, a te la linea. Si hanno altri messaggi sulla Casertana, ma sono arrivati anche altri sul Marcianise. Allora, ci scrivono alcuni sms: nonostante tutto siamo i più forti, questo campionato è solo nostro, grande Caserta, avanti così. E ancora, Francesco, grande Pezzella, sei il numero uno, hai ragione, meritavamo decisamente di vincere, peccato. E ancora, sul Marcianise invece ci scrive Mirko, peccato per la sconfitta, abbiamo sofferto molto, riprendiamoci ragazzi, forza Marcianise. E infine ci scrive Ciro, solo due parole sul Marcianise, campioni d'inverno, tutti gli altri dietro noi, continuiamo così ragazzi, siamo destinati a vincere questo campionato. E a proposito di Marcianise, vediamo anche un attimo la classifica per così rinfrancarci la memoria, per rinfrescarci, chiedo scusa, la memoria. Eccola qui la classifica, avete 5 punti di vantaggio su Matera e Taranto, la Turris si sta facendo sotto, poi via via tutte le altre. Secondo te, Donato, sì, quelle 4, ve la giocherete quelle 4 la promozione? Ma come ogni anno in Serie D c'è un girone più forte di tutti gli altri ed è il girone H. Ecco, siete voi. Quindi... noi vorremmo continuare su questa strada, ovviamente. Riguardo alle altre squadre che non ci hanno menzionato, ci hanno dato come la sorpresa, come magari una meteora o magari la squadra che doveva fare punti per la salvezza, vi dico semplicemente che in questo girone l'unica che ha espresso un buon calcio, giocando sempre palla a terra, soprattutto non soffrendo mai, tranne magari gli ultimi 15 minuti
gli ultimi, scusami, 30 minuti di ieri a Taranto, penso che sia più che meritato questo primato. Quindi per il resto Monopoli, Brindisi, Turris, Taranto, Matera sono le squadre che dovevano ammazzarlo questo campionato, però si ritrovano a starci dietro. A volte magari i nomi, il curriculum non c'entrano niente con magari dei ragazzi che corrono e lottano per tutti i 90 minuti, non scendono in campo i curriculum. Forse però a gennaio qualcosa potrebbe cambiare, nel senso che se le grandi si mettono le blasonate, ecco, diciamo così, se le blasonate si mettono a correre, il Marcianise rischia di dover fare più di 31 punti. Ma sicuramente, anche perché il mercato che stanno facendo le altre sicuramente si sono rinforzate. Diciamo che Matera ha fatto altri acquisti, il Taranto altrettanto, Brindisi pure. Cioè tutti stanno cercando i giocatori che magari cercano di fare il salto di qualità, magari per riuscire ad agguantarci. Il nostro obiettivo prima magari era la salvezza, quindi per fare la salvezza. Però siamo una squadra giovane, magari pecchiamo di inesperienza. Il nostro obiettivo è cambiato, cioè noi puntiamo magari a stare nelle prime 5, ma se è così speriamo di fare un campionato all'altezza e vincere magari il campionato. Quindi eventualmente non avreste pressioni eccessive? No. Se il presidente domani viene allo spogliatoio e dice sì, ragazzi, io voglio andare in Lega Pro, non sarebbe un problema? Assolutamente, per... abbiamo sempre giocato con umiltà, correndo e lottando per tutti i 90 minuti, non abbiamo nessuna pressione, ci dispiace solo del fatto che magari in casa abbiamo un pubblico discreto che ci segue, ci incita, e magari fuori casa non abbiamo mai nessuno che ci dà un supporto. Vorrei fare un appello proprio ai tifosi, magari dal 5 gennaio in poi, che vengano allo stadio numerosi e magari ci seguono in trasferta. Anche perché ricordiamo il Marcianise ha finito anticipatamente il girone di andata, ha concluso il girone di andata, Nardò è stato radiato, il Marcianise sì, aveva proprio l'ultima infatti gara. Infatti noi abbiamo 5 punti in più. Quindi, esatto, quindi proprio per questo motivo. Invece, tutt'altro che finito il campionato per quanto riguarda il girone di andata, Gigi, c'è questo tutto cuoio che insomma qualcuno ironizza sul nome di questa squadra, ma qua c'è ben poco da ironizzare, che un altro cliente... È una buona squadra, tutto qua è una buona squadra. Domenica ieri mi si è appeso con la 91esimo. Sì. Ho visto un po' le immagini, ho visto un po' la rosa, la formazione. È un'ottima squadra. Sappiamo che chi viene a Caserta comunque viene sempre a giocarsi la partita della vita. Quindi domenica sarà ancora più dura delle altre partite. Noi dobbiamo fare di tutto per vincerla, sempre con la massima serenità, senza assilli. Se giochiamo come stiamo giocando nelle ultime partite, c'è poco da fare per tutti. Casertana nelle ultime tre partite, che non era facile giocare domenica, mercoledì, domenica, eppure abbiamo avuto dei ritmi importanti anche domenica. Melfi, secondo me, abbiamo fatto tre punti importantissimi per una diretta concorrente contro un campo tra difficilissimo, i più della seconda divisione. È un campo difficilissimo, il Melfi non perdeva da un anno su quel campo, poche squadre andranno a vincere a Melfi secondo me, e quindi bisogna solo stare tranquilli. È inutile fare appello ai tifosi della Casertana, perché veramente fino adesso sono stati eccezionali sia in casa che fuori. A differenza di quello che diceva prima Donato, noi abbiamo un grandissimo pubblico anche fuori casa. Mercoledì sono venuti in tantissimi a Melfi, domenica la stessa cosa, quindi ai tifosi della Casertana posso solo che ringraziarli da parte di tutta la squadra. La chiusura la facciamo fare ad Alessandro Scarano, perché è scaduto il tempo, però volevo chiedere veramente 10 secondi a testa, mi dovete rispondere che cosa mettete sotto l'albero di Natale. Beh, è inutile negarlo. Andare nella Lega Pro Unica il prima possibile, ci togliamo questo pensiero e facciamo questo regalo non a noi ma a questa grandissima piazza. Donato? Mettere sotto l'albero la vittoria, la
la vittoria del campionato e magari l'anno prossimo andarci a giocare il derby con il derby dell'amicizia. Sì, 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 sicuramente. Il derby dell'amicizia, persone corrette, se. Ma i derby sono tutti derby dell'amicizia. Ricordiamolo, derby... devono, sono e devono essere tutti veri, derby dell'amicizia. Quando c'è i derby, quando stanno le partite vere, no? Quando sta Casertano con... Vabbè, un derby è sempre, consentimi ma di no, dirti che un derby, derby è sempre un il derby, derby vero qualunque è con sia squadra, non litighiamo lo sa io Pezzella e te. Perché quando si parla lo sento da parecchio, da parecchio. Il derby è un altro derby, poi se vogliamo fare i derby di terra di lavoro possiamo fare tutti i derby che vogliamo, però il derby vero è Casertana, punti sospensivi che non lo voglio neanche nominare. Non sei imparziale, no, così. Sei troppo senso, parziale. No, sono tifoso ultra a fare sei troppo una sciampata parziale. In... Sì, sì. Alessandro, ultimissimi messaggi perché siamo in pubblicità. Sì, Armando, un messaggio sia da parte del Marcenise sia della Casertana. Campione d'inverno, domenica mancavano alcuni elementi. Citro, un attaccante completo. E Posillipo, re della difesa. Adelante Nise. Per quanto riguarda la Casertana, ci scrive Antonio e Peppe, stiamo crescendo e si incomincia a vedere la vera Casertana. La svolta è stato il centrocampo a tre. Correa e Baclet, le mine vaganti che ci spingeranno. Grande Pezzella, mordi e colpisci. San Commaia e il nido del falco. E allora, sperando che il nostro Gigi Pezzella sopravviva, lui che deve mordere, colpire, tirare bolidi, sì, sì. Non lasciare perdere. Cioè, Gigi, difendere, perché arriverai a fine campionato così. Speriamo. E allora, grazie naturalmente a Gigi Pezzella per essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Grazie a Donato Posillipo, la prossima volta però giochi e poi vieni. Ah, speriamo, grazie a voi comunque dell'invito. E allora noi andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra poco per parlare di pallavolo con la ex Tonnaversa e di calcio a 5 con lo Sporting Sala Marcianise, restate con noi. Eccoci Anna Maria, pronti? Sì, per... io intanto stavo controllando un attimino su Facebook che cosa dicono i nostri tifosi, ogni tanto mi diletto anche io, certo, poi... nei momenti di buio sono curiosa. E allora, però dobbiamo ecco, parlare della, in questa seconda parte diffusamente di pallavolo, di volley e di calcio a 5. Lo facciamo con i nostri ospiti. Io vado a presentare il portiere dello Sporting Sala Marcianise, Darcio Forgiarini. Buonasera. Ciao, buonasera. E invece a me tocca presentare il dirigente dell'Exton Volleyball Aversa, Alessandro Di Nardo. Buonasera, anzi ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. E poi il centrale dell'Exton Volleyball Aversa, Beniamino Graziano. Buonasera, Benny. Grazie, buonasera. E allora, prima di parlare con i nostri ospiti, noi dobbiamo per forza parlare con lui, attraverso lui con i nostri tifosi. Alessandro. Sì, Anna, ricordo ancora una volta i contatti per interagire con noi, 817 2307 per le vostre telefonate, numero verde quindi chiamata gratuita, 392 816 14 per i vostri sms e infine potete anche scriverci sulla nostra pagina Facebook Agro Casertano. E allora tifosi, mi raccomando, voi scrivete, scrivete, scrivete perché qui avete i protagonisti dei due diversi sport, sia della pallavolo che del calcio a 5, perché nessuno di loro in questo weekend si è risparmiato, Armando, anzi. Direi, tra l'altro come si diceva a telecamere spente, hanno affrontato i rispettivi fanalini di coda e non si sono appunto, come dicevi tu, affatto risparmiati, li hanno travolti, ma hanno lo stesso obiettivo, vincere il campionato e quindi ci mancherebbe altro. Partiamo dalla ex Tonnaversa, quindi parto sia da Beniamino che da Alessandro. Beniamino, la partita ieri, diciamo che sulla carta era una partita semplice, però forse molti ignoravano che il Castellana aveva rinforzato la rosa con dei giocatori proprio negli ultimi tempi, quindi era una squadra da non sottovalutare e voi lo avete fatto. Sì, poi... Cioè lo avete fatto, aspetta, non l'avete sottovalutato, ok, vi esprimo meglio, sorry. No, ma quelle sono forse le partite più difficili, il classico testa coda è la partita più difficile perché pensi di affrontare magari una squadra non in forma o che invece trovi una squadra che gioca senza nulla da perdere e che si impegna, ovviamente poi giocando contro la prima gioca alla morte, quindi ecco... È stata comunque una partita complicata, bisogna comunque mantenere un livello di concentrazione elevato, non è semplice e abbiamo fatto comunque un ottimo risultato, soprattutto perché poi le nostre inseguitrici hanno continuato a vincere e ci siamo distaccati ancora un po', manteniamo ancora il nostro distacco. E...
Infatti sono 5 i punti di distacco dalla seconda, che è il Lago Negro. Poi adesso praticamente la Exxon si ferma, osserverà un turno di riposo, quindi ritornerà tutto a gennaio. Però Alessandro Di Nardo, è stato un anno che anche tu hai vissuto da protagonista, naturalmente come dirigente, pieno di successi per la Exxon. Beh sì, se consideriamo l'anno solare, abbiamo vissuto sia la promozione che questa prima parte del campionato in cui ci sono state 9 vittorie. Queste 9 vittorie, solo 2 sono state vinte al tie break, quindi abbiamo perso solo 2 punti in totale. Perso nemmeno, anzi, sono state partite combattute, quindi sono stati 2 punti guadagnati, 2 punti per ogni partita guadagnati. Insomma, chiudere a dicembre con 25 punti in classifica è un risultato fantastico. All'inizio penso che nessuno, neanche il presidente, se lo poteva aspettare una cosa del genere. I ragazzi hanno dato il meglio di sé, è stato acquistato il nuovo opposto, Chalot, che sta dando una mano fondamentale, nonostante ieri non sia sceso in campo. Ma nessuno l'ho fatto rimpiangere, anzi Fabrizio Fasulo ha giocato una splendida partita. Siamo sulla buona strada e bisogna proseguire così, in questo modo si conquisterà sicuramente la promozione. Poi, se riusciamo a conquistarla senza perdere neanche un punto, una partita, meglio ancora. Beniamino, beh, no, è possibile? Ma no, anche impossibile, no, sì. No, impossibile no, finora abbiamo dimostrato di poter, non di poter vincere tutto, ma i campionati sono difficili, manca ancora, dobbiamo ancora completare il girone d'andata e manca ancora tutto il girone di ritorno, per cui il campionato è lungo, è molto lungo, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare l'andamento della prima parte del girone d'andata, però ecco, ripetere, continuare su questa strada è veramente difficile, anche se comunque abbiamo i mezzi, abbiamo tutti i mezzi per andare avanti. Abbiamo una rosa molto ampia, abbiamo titolari, riserve, quindi una più società che titolari solida. E riserve, io oserei dire quello che hanno detto sia coach Nappa che il presidente Di Meo, ovvero una rosa intercambiabile, perché chiunque di voi scenda in campo lo fa sempre al massimo. Beh sì, abbiamo praticamente tutte alternative più che titolari e riserve. Infatti, diciamo, chiunque è entrato finora ha sempre dato un grandissimo contributo, e il che vuol dire che è stato fatto un grande lavoro d'estate nella costruzione di questa squadra, che attualmente viaggia su ritmi altissimi e speriamo continui a farlo. Certo, adesso viene il bello, adesso verranno partite complicate, ma noi siamo arrivati a un livello di sicurezza tale da poter affrontare queste partite con maggiore serenità, quindi ci auguriamo di far bene nelle prossime partite del prossimo anno. Ecco. Alessandro Scarano, c'è qualche messaggio sulla Exxon? Sì Anna, sono arrivati già i primi messaggi su questa grande squadra, ci scrive Imma, grande prestazione del Volley Aversa che chiude questo mese con un trionfo schiacciante, anzi con un inizio campionato fantastico, vittorie stupende, forza Exxon Aversa. Ci scrive anche Luisa, grande Exxon Volley Aversa, una squadra davvero imbattibile, formata da una società seria ed autorevole. Di Nardo, un grande dirigente, mentre Graziano è il mio giocatore preferito. Insomma, insieme siete stupendi, come lo è l'Aversa tutta. Allora, passiamo adesso a commentare quest'altra schiacciante, esatto, vittoria, questa goleata del Sala Marcianise. Possiamo anche vedere qualche numero della giornata, ci si aspettava un passo falso del Policoro a Giovinazzo, invece la capolista è riuscita a vincere 4-1, spicca il 12-0 dello Sporting Sala Marcianise. Abbiamo qui Darcio Forgiarini, sabato tutto facile, tutto bene? Tutto facile no? Però siamo da 2 settimane lavorando per questo sabato prossimo, no? Sabato prossimo è la partita dell'anno per noi. Sicuramente siamo 5 punti indietro di Policoro. Adesso abbiamo loro fuori casa e per noi facciamo una finale, no? Tu sabato contro il Barletta hai fatto solo una parata. Non hanno quasi mai tirato in po', avete fatto una grande prestazione. Bravo, siamo lì, siamo andati in campo con la voglia dei ragazzi, penso che 100%, no? Ha finito la partita, penso che in primo tempo già ragazzi già era finita la partita.
anche perché arrivavate da una sconfitta a Bari, una sconfitta pesante, nessuno se l'aspettava. Pesante sicuramente, per questo che siamo a 5 punti indietro di Policoro, no? Per questa sfida che noi non potevamo perdere questa partita per mola, no? Però adesso dobbiamo andare a Policoro e fare punti sicuramente, perché se non facciamo punti si torna dura. Sì, è davvero difficile se non fate punti, poi si complica la risalita. Sicuramente. Stiamo vedendo tanto le immagini di sabato, i gol di Schurz, De Crescenzo, De Bellis, Giglio Fiorito, ancora Schurz. Grande intesa subito con Schurz, Edgar Schurz, grande campione, piano piano state crescendo tutti. Sicuramente lui deve dare una grossa mano a noi. Lui è esperiente, non bisogna io dire questo a tutta l'Italia, lo sa di questo. E sicuramente va a dare una grossa mano a noi. Abbiamo visto anche l'unica parata della giornata di Darcio Forgiolini, questo è il missile di Peppe Andreozzi, e poi ancora in successione i gol, Marcianise devastante, Marcianise che, come diceva prima Forgiolini, sabato sarà a Policoro per la delicatissima trasferta contro la prima in classifica. L'ultima domanda a Darcio per poi tornare sul campo di pallavolo. Darcio, tu hai iniziato male la stagione, ti sei subito infortunato, poi sei tornato disponibile e stai dimostrando di essere un grande giocatore per questa categoria. Sicuramente è cominciato una stagione molto male, no? La prima partita, questa sfida. Non hai neanche giocato, nel riscaldamento ti sei stirato. Bravo. Adesso sto tornando, ho fatto la terza partita, però piano piano stiamo lavorando anche bene con il mister da Silva, no? E possiamo fare tanto in questo campionato. Tu sei arrivato qui perché ti ha voluto la società, perché hanno detto lui è molto bravo con i piedi, però ti dobbiamo ancora vedere giocare con i piedi. Bravo, sto piano piano andiamo. È bellissima questa dimensione internazionale che ci ha portato il nostro Darcio, è bellissima. È molto, sì, poi si sente a casa perché tra l'altro Marcianise ci sono sempre stati tanti brasiliani, sì, quindi è tornato Schurz come si diceva prima, tanti brasiliani e ci sono stati anche argentini, quindi è una bella cosa. Però a proposito di lingue straniere, ecco, noi abbiamo il campione delle lingue straniere qui. Ehi Alessandro, che cosa stai facendo? Stai ripassando un poco qualche vocabolario di inglese, di spagnolo? Ma guarda, io volevo portoghese. Parlare pure un po' spagnolo, però ho scoperto che lo spagnolo è diverso dal portoghese. Giustamente. Guarda, meno male che lo hai scoperto. Nessuno, avvisiamo anche tutti i nostri amici a casa, Scarano. No, è perché se dovessero credere tutti che sono uguali. Se no facevo la figuraccia della serata, quindi... Vabbè, ma non c'era bisogno, insomma. Avresti peggiorato la situazione. Comunque qualche messaggio sul Sala Sport Marcianise. Allora ci scrive Paolo: Marcianise di fuoco, 4 grandi gol, Forgiolini grande portiere, immensa è la sua bravura. E poi ci scrive anche Davide: Forgiolini uomo chiave della squadra, davvero un ottimo portiere, complimenti davvero, continuiamo su questa rotta, guadagniamo punti, forza Sala Sport. Sporting comunque. Sala Sporting. Grandi complimenti da parte anche di qualche tuo compagno che arrivano da Facebook, ti hanno scritto grandi complimenti, sei già diventato il beniamino dei tifosi del Marcianese. Sì, sicuramente. Io saluto a tutti quanti anche dei Marcianese, i tifosi lì, e aspettiamo la tifoseria di tutti, no? Per sabato che bisogna di tutti. Allora, noi adesso passiamo da questa dimensione internazionale, però Darcio, mi fai una promessa, prima che finisce la puntata, manca poco, insegni al nostro Alessandro qualche parola nella tua lingua? Bravo. Ok, è una promessa, qualche piccola parola dopo gliela insegniamo, perché aiutiamo quel poverino, insomma, che scambia lo spagnolo per il portoghese, voglio dire. Dove prima l'inglese.
No, che ti aspetto a Marcianise, tra poco. No, adesso ti dopo gli diciamo qualche parola e lui la ripete. Qualche parola in portoghese e lui la ripete. Va benissimo. Ok, divertimento assicurato, quindi restate con noi perché ne vedremo delle belle tra poco. Però a proposito di belle, torniamo di belle, a questo punto torniamo dai nostri ragazzi della Exton Volleyball Aversa. Prima ho parlato con il nostro Alessandro Di Nardo, ho detto un anno pieno di successi, e la stessa domanda che faccio a Beniamino, lui che li ha vissuti in primo piano. Che cosa ti viene adesso maggiormente alla mente e se c'è un rimpianto di questo 2013? Ma io credo di no, che rimpianto hai? Ma guarda, i momenti chiaramente i più belli sono stati quelli legati alla vittoria del campionato, che è un ricordo chiaramente che porto con me con tanta gioia, ecco. E poi quest'anno diciamo che rimpianti per ora forse sono gli unici due punti che abbiamo perso, ecco. Ma poi oltre quelli non porto nessun rimpianto, c'è un gruppo straordinario, ci sono ragazzi straordinari, grandi atleti, e quindi rimpianti non so. Per ora diciamo, sono state tutte soddisfazioni, dalla vittoria del campionato alla prima fase del campionato, per cui per ora diciamo va tutto bene, rimpianti non ne ho e spero di non averne neanche l'anno prossimo. Dobbiamo soltanto continuare a giocare in questo modo e andremo alla grande, ecco. Mentre Beniamino parla, lui chiama dalla sua postazione telematica, quindi io devo riandare da lui, perché quando chiama significa che c'è qualcosa di importante. Mi diceva volley, quindi Alessandro dimmi. No, perché stanno arrivando davvero tantissimi messaggi sulla Versa, ci scrive in pratica un sms no, perché a volte non si firmano, mentre su Facebook devo dire il nome, sms non si firmano ovviamente. Lo sport fa crescere il paese e la cultura sportiva. La Versa è un esempio per tutti e Graziano è un veterano. Lo seguo dai suoi inizi, forza ragazzi, portateci in B1. E ancora, per Beniamino, un saluto da Napo. Sei un grande, ricordati dello Stock Unit. È arrivata anche la parola in inglese della serata. Poi ancora... Sei sicuro di averla pronunciata bene, giusto? Sì, sicurissimo questa parola. Poi ancora, per il dirigente Di Nardo, speriamo presto di vedere uno dei tuoi ragazzi in prima squadra, Tatonno da Orta. E infine, complimenti a due persone fondamentali per la società e per la squadra, insieme per il raggiungere il traguardo sperato. Ovviamente traguardo con la maiuscola. Alessandro, ma Tatonno da Orta? Diciamo è un nickname. Di chi è? È un nostro amico, si chiama Giancarlo. Aveva detto che avrebbe, si sarebbe firmato così. Però ci ha dato un buono spunto, Alessandro, perché appunto tu ti occupi anche del settore giovanile della Exton Volleyball Aversa. Tantissimi ragazzi, quanti ne sono iscritti alla leva? Abbiamo tra i 60 e i 70 iscritti. Dico tra i 60 e i 70 perché per uno che va via, due o tre arrivano la settimana dopo. Credo che se il numero di iscrizioni non si fermano dovremmo bloccarle noi, perché la palestra è piena, ci sono tantissimi ragazzi che hanno voglia di iniziare a familiarizzare con questo sport meraviglioso. Dalla squadra di prima divisione, che è la seconda squadra della società, penso che tra uno o due anni al massimo potremmo anche ricavare, estrapolare da questa squadra qualche elemento che già si sta mettendo in mostra e che ha tutte le qualità per poter giocare in categorie superiori sicuramente. Beniamino, allora presto arriverà un nuovo Beniamino Graziano, dato che qualcuno ti ha chiamato veterano nei messaggi. Sul veterano diciamo, sono d'accordo, ecco, quest'anno sono tra i più grandi, quindi... È una cosa che comunque tra l'altro mi fa piacere, un'esperienza. Tra i più grandi siete tu, Fabrizio e Fabio. Io, Fabrizio e Fabio, sì. E diciamo sono tra i più grandi. La cosa che tra l'altro fa anche piacere, ecco, perché sto vivendo un'esperienza anche in questo senso. Essere forse tra i più grandi, magari posso aiutare qualcuno più piccolo, più giovane, ecco. Questa cosa comunque mi sta piacendo, anche questa forma di fare gruppo, di fare squadra. Per quanto riguarda invece, mi voglio legare un attimo al settore giovanile, è una cosa che purtroppo ad Aversa è mancata in questi anni. Io provengo dal settore giovanile dell'Aversa, così come tanti miei compagni,
e quindi mi auguro che il settore giovanile ritorni ad essere quello che è stato in passato, quello che ha fornito atleti alla Serie B per tanti anni. Aversa ha sempre avuto un grande bacino d'utenza e spero che ritorni a fornire giocatori di un certo livello, ecco, come lo ha fatto negli anni 80, come l'ha fatto negli anni passati. L'ha fatto anche oggi con voi, dai, perché siete giocatori di grande livello. Voi non ve lo dite da soli, perché una delle vostre caratteristiche fondamentali è l'umiltà, però chi vi conosce bene sa che valore avete, insomma, non siamo noi a doverlo dire, ma sono i numeri che parlano per voi. Tra l'altro, Armando, questi ragazzi sono i ragazzi dei record, in campionato vincono, hanno vinto anche in Coppa Italia e ora dovranno rigiocare il 5, ma l'Exxon Volleyball Aversa è record addirittura per quanto riguarda su Facebook, ci sono centinaia di condivisioni, oltre 500, quasi 600 mi piace sulla pagina ufficiale, e addirittura il dato più impressionante per far capire a tutti i nostri amici la fame di pallavolo che c'è ad Aversa e la vicinanza che c'è a questi ragazzi. Io ho contato le visite che ha fatto il sito internet nell'ultima settimana, da domenica a domenica, quindi fino a domenica ieri, sono oltre 13.000 visite uniche. Sono numeri che, insomma, penso che sono numeri stratosferici, c'è un grande calore, un grande entusiasmo, ma lo si legge, lo si respira in città, insomma, di toccarlo anch'io con mano, quindi davvero complimenti, e i complimenti vanno fatti sì ai ragazzi, però va fatta la società, consentimi, perché ha creato una macchina, si può dire, da guerra perfetta, e quindi dobbiamo solo continuare a incrociare le dita perché tutto continui ad andare per il verso giusto. Alessandro, hai qualche altro messaggio per i nostri ospiti? Sì, Anna, per il Sporting Salamarcianise ci scrive Gian Piero Campana, vamos Sporting Salamarcianise. Guarda la mia pronuncia come è stata perfetta. Vamos. In questo caso un saluto a tutti voi. E invece per quanto riguarda l'Aversa ci scrive Mario, grande Aversa, sempre più calore si avverte al Palaia Cazzi, il presidente Di Meo insieme a tutta la società si merita davvero un applauso immenso. Ad Aversa è tornata la volley, quella storica, quella vera. Avanti così. Salutiamo anche il presidente Campana che sarà con noi, promessa, nuovo anno, gennaio deve venire ospite, quindi insomma lo salutiamo, vamos, lo spieghiamo perché è il suo grido di battaglia, incita la squadra, vamos, il presidente Campana, insomma vi carica per vamos questa partita. Vamos si parla in portoghese. Perciò, quindi insomma, è la stessa cosa. Sabato... Aspetta, vamos, che cosa hai detto? Vamos? Vamos in portoghese. Andiamo. Anche in portoghese? È portoghese. Sì. Cioè, aveva ragione Scara, ne hai visto portoghese e spagnolo sono Ogni tanto Scarano indovina la... E complimenti Alessandro per diventare poliglotta questo Alessandro. Sabato, Darcio, giocate contro una grande squadra, Policoro, anche lì ci sono... hanno preso il portiere del Bologna, sì. Quindi il portiere dalla Serie A1, altro bel portiere. Giocherete tu da una parte e lui da... Chi segna prima? Vediamo. Sicuramente loro hanno preso 5 giocatori grossi, no? Sicuramente anche paraguaiano, penso che è molto bravo, René Villalba, che è molto bravo sicuramente. Secondo me mi piace come gioca lui, anche uno che giocava con me, che è esperto, è Peruzzi, che sta lì capocannoniere, è dura, sicuramente sarà dura, però sappiamo anche noi che siamo forti, no? è questo che dobbiamo mettere in campo. Lui si riferiva giustamente a René Villalba, uno dei fratelli Villalba, paraguaiano, ex Pescara, grande, grande talento che ora è in Serie B. L'ultima domanda è una curiosità, ma c'è davvero tra voi brasiliani e gli argentini questa grande rivalità? In calcio è difficile non avere questo, no? Sicuramente sempre in calcio. In calcio e quindi anche futsal, anche bravo, calcio, anche 5. Calcio 5. Anche calcio 5, quindi insomma... però questa da voi ci sono solo brasiliani, no? Cioè, tutti brasiliani, sì, tutti brasiliani, quindi non ci sono rivalità, quindi in squadra non ci sono rivalità. Bene, insomma, io direi di far dire questa parola ad Alessandro, perché siamo quasi in chiusura. Deve dire facciamo dire buon Natale, che sappiamo tutti come si dice in portoghese buon Natale, poi Alessandro lo ripete. Allora, buon Natale in portoghese, così Alessandro lo ripete. Feliz Natal. Questo è facile. Feliz Natal. Bravo.
Ma che no. Feliz Nadal! No. Ma che Nadal? Ha detto Natal, no Nadal! Nadal, Nadal gioca a tennis! Natal. C'è un'acustica! Natal, ha detto non te ne andare con l'acustica! C'è un'acustica davvero... Vabbè, però sei riuscito in maniera molto no, signorile! Oh, però Feliz lo sapevo, io. Feliz, ah vabbè, Feliz lo sapevo, perché voglio dire, lo spagnolo è come il portoghese. Scarano, la raffica di messaggi finali che siamo in chiusura. Sì, Alessia Lesci su Facebook, forza Exxon, forza Graziano e per il Di Nardo sei il fotografo più sexy. E poi ancora, Umberto, all'inizio del campionato ero un po' scettico all'idea del progetto Volley Aversa, ora devo ammetterlo, mi sbagliavo alla grande, forza Aversa. Allora, ultimissime domande al nostro Alessandro, al nostro Beniamino. Alessandro e Benny, la domanda è la stessa sostanzialmente. Che cosa vorreste mettere voi sotto l'albero di Natale quest'anno? Ale? Io vorrei la promozione anticipata, sicuramente. Ok, ma Benny? Una promozione senza... Un po' troppo anticipata, magari a Natale. No, vabbè, diciamo... quello sarebbe un gran bel regalo, ecco. La promozione sarebbe... un bel regalo per un gruppo che sta lavorando tanto e che se lo meriterebbe, ecco. Alessandro Scarano, noi mi sa che ci dobbiamo salutare qui per stasera, quindi se non hai altri messaggi ci si vede lunedì prossimo. Ultimissimo Anna, SMS, avanti tutta, Aversa, Volley, straordinario Graziano, vogliamo vederti giocare di più. Questo è tutto, noi ci vediamo settimana prossima, mi raccomando continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook Agro Casertano. Armando, noi siamo in chiusura, anche oggi è finito il nostro appuntamento, è stata una bellissima puntata, veramente due ore ricchissime, salutiamo anche Marco Petriccioni che ha aperto con coach Molin, chiuderemo alla grande la prossima settimana, poi ovviamente ci saranno una serie di speciali, però non anticipiamo ancora nulla, Anna Maria, e allora andiamo a ringraziare i nostri ospiti, un grande in bocca al lupo a Darcio Forgiarini, portiere dello Sporting Sala Marcinise, grazie. Grazie mille. E Feliz Natal. Feliz Natale anche a voi. Vabbè, amo un po' buffone. Vabbè, adesso anch'io. Ok, tutti quanti Feliz Natale adesso. Alessandro, grazie per essere stato con noi. Grazie con a voi. Te, ma naturalmente con Beniamino, noi ci si vede, poi i nostri amici vedranno le immagini, ci si vede mercoledì grazie. Prossimo quando ci scambieremo gli auguri di Natale. Quindi arrivederci a te, arrivederci Beniamino, grazie. Arrivederci a tutti. Prima di chiudere però devo fare una cosa. Perdonatemi un attimo. Agenzie. Ok, io ho fatto e adesso mi distinguerò da tutti quanti. Ecco. Naturalmente noi con Extra Time torniamo la settimana prossima, saremo qui all'antivigilia di Natale, quindi mi raccomando sempre più calorosi perché non avrete scuse, a Natale state con noi, avvengete a tutti. L'ho detto bene Darcio? No! Arrivederci a tutti a lunedì prossimo!